Uno straordinario spettacolo al Carlo Felice, 110 anni della fondazione della compagnia goliardica Mario Baistrocchi. L'intero ricavato sarà devoluto al comitato di Genova di Croce Rossa Italiana. Insomma, una bella iniziativa, un bel modo per trascorrere questo weekend. Sicuramente sì, anche perché visto il freddo in arrivo, che meglio di fare una serata, quella di sabato alle 21 e un pomeriggio domenica alle ore 16 al Carlo Felice, in nostra compagnia, per festeggiare tutti assieme i 110 anni della compagnia teatrale più antica d'Italia ancora in attività. Ci saranno tanti argomenti da trattare, non mancherà la satira politica, ci saranno ospiti internazionali, ovviamente scimmiottati da noi, che saremo in travestì per la maggior parte, quindi avremo i ricchi e poveri, avremo Cristiano Malgioglio, avremo la Carrà, perché come si può dimenticare un mito come Raffaella Carrà. Quindi due ore e un quarto da trascorrere in allegria, ma soprattutto, come sempre vuole la tradizione della compagnia goliardica Mario Baistrocchi, per aiutare chi soffre, perché aveva iniziato proprio Mario Baistrocchi nel lontano 1913 dando l'incasso per gli studenti poveri, quelli che non potevano permettersi di pagare gli studi, ed erano stati proprio il Carlo Felice nel secolo scorso. Noi debuttiamo, se così possiamo dire, nel nuovo Carlo Felice, anche se oramai ha più di 30 anni, però per noi è una grandissima soddisfazione che sindaco e altre autorità ci abbiano aiutato in questo progetto. Paolo, la solidarietà al centro, Croce Rossa Italiana, in mezzo a un momento storico nel quale maturano i miei conflitti. E purtroppo sì, anche per questo, in questo caso sosterremo il progetto House of Virus, e quindi questi bimbi che con i loro familiari sono al Gaslini e quindi hanno bisogno anche di un alloggio. Però è un momento molto particolare e quindi dobbiamo cercare di aiutare chi soffre, non solo in Italia ovviamente, ma in tutto il mondo, e cerchiamo di farlo visto che siamo nel periodo natalizio. In questo caso il biglietto è stato messo in offerta a 5 euro, quindi con 5 euro potete tranquillamente passarvi una serata, ripeto, quella di sabato alle 21 oppure un pomeriggio domenica alle 16 in allegria, e 5 euro oramai ci prendete due caffè, forse una brioche, e quindi potete divertire. La finiamo questa intervista con una piccola gag che ci regali? Cosa possiamo dire? È tutta tua la camera. Ma spoilerando, il personaggio che faccio è quello di Drusilla. E quindi, cioè, immaginatemi con la parrucca, adesso mi hai preso in contropiede, una gag, non saprei che dire. C'è un oroscopo e qualcuno dice, il nostro Paolo Fox, ovviamente anche questo è imitato, dice: che cosa vi aspetterà per il 2024? Dice: sarà il solito anno di M... puntini, 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 perché ovviamente la parolaccia non si può dire.